Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle. L'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Codeville, tra poco tre persone fermate in maniera casuale nelle vie del paese ovviamente racconteranno pregi e difetti proprio di Codeville. Andiamo a sentire. Ho preso un difetto, i pregi qua non è che ce ne siano tanti perché il paese è piccolino, sicché non è che ci si possa vantare di tanti pregi. Però l'unica cosa è che siamo un comune dove lavora bene, sta lavorando bene per tutto, sia per i cittadini che per valorizzare il comune e per altre cose, e quindi non è che stiamo facendo il massimo, ogni tanto ci sarà qualche giovane che rientra che vuole fare qualcosa, qualche intrapresa, proloco, no proloco, tante attività che sono in ballo e andiamo avanti così. Un difetto invece? Difetti che non abbiamo un settore da valorizzare, non possiamo fare una festa tipo, non so, Retorbido c'è il polettone, tutti gli anni c'è una sagra, è una cosa che dura da 100 anni, qua non abbiamo niente, dobbiamo inventarci qualcosa per poter valorizzare il paese. Ecco. È un auspicio per il futuro. Sì, è un auspicio per il futuro, vediamo di poterlo realizzare andando avanti facendo tutte le opere che stiamo facendo. Pregi ce ne sono, diversi. Qui abbiamo la gente che è molto legata insieme, abbiamo l'esempio dei pochi gruppi che abbiamo, Protezione Civile, Proloco e alcune altre associazioni. Lei fa parte della Protezione Civile? Faccio parte di quasi tutto qua a Codeville, ma siamo in pochi, ci diamo da fare. Poi per il resto, come tutti i posti, ci sono anche le cose negative, ma questo è il mondo, purtroppo è fatto così, perciò... Vogliamo raccontarne qualcuna secondo lei di negativa? Ma negativa ce ne sono da 1 a 100, ce n'è per così, perciò va bene così, le sorpassiamo tutte, piano piano le sorpassiamo tutte. Le sorpassiamo tutte a favore invece di quelle positive? A favore di quelle positive, certamente. Cosa si augura per Codeville per questo 2018? Sempre meglio, io mi auguro, che per i giovani, specialmente per chi ha figli come me piccoli ancora, un avvenire roseo, che adesso roseo non lo è. Pregio di Codeville, Barluccio. Storico, un'istituzione. Sì, difetto, insomma è un po' fuori mano, un po'... così. Poi per il resto... È un po' fuori mano e lei lo sta dicendo davanti alla fermata del pullman, c'è un motivo. Sì, non ci sono tanti mezzi a disposizione come in città, ecco, cioè, ce n'è uno un po'. Però poi il resto, un bel paesino, si sta bene, gente tranquilla, si vive bene. Certo. Grazie.